Quindi OTP con Ignite. Sono curioso di sta roba perché c'è un tizio che sta facendo il basement. E che l'anno scorso era ranked. Non mi fa vedere il live game, non so perché. Va bene. Va bene. Boh, su... forse... allora era cosa che era rotto. Era OPGG che non funziona, sarà quello. Che bordino c'aveva? Che non ci ho fatto caso perché stavo a guardare st'altro schermo. Allora, hanno Grace, hanno doppio di Garry, Braum, cioè non dovremmo, non possiamo permetterci di andare all'Etienne, però bot ci abbiamo dei buoni matchup. Basta, prima che ti arrivano dall'altro lato e te fanno il sandwich. Dunque, comunque forse anche le Etienne possiamo vincere in realtà, perché è vero che non abbiamo frontline, loro hanno doppio di Garry, però c'hanno Queen, c'hanno Zoe, abbiamo LeBlanc che poi fa quello che vuole in realtà, sto game. Cioè top e mid c'ha dei free kill, free set. Nice. Preso la sack of gold. Già sono 100 gold ahead. O 90, non mi ricordo. Non so se mi ha dato 90 o 95. Ah, 95 c'è che. Quindi 90 mi ha dato. Double auto, becca di questi. Che c'ha Doran's Blade, sì. Alta sack of gold, altri 100 gold. Appena suicidato in 1v1. Se mi one shot nei trade, andare così per i trade da Clefto non è smart. Non posso farla così in avanti. Ho usato la pozione quando era praticamente full HP. Posso fare un auto mentre sta attaccando i minion per la clept. E allora così può funzionare. Riuscire a scappare senza problemi. E invece no, non scappo senza problemi. Flash Ignite. Pensavo riuscire a scappare. E non ci abbiamo niente da fare. Un altro game mandato a puttana. Ha intato 1v1, 2v2. E io dopo pure ho perso in 1v1. Pensavo riuscire a farcela con quel trade a scappare. No, io non opero. No. Che palle, ragazzi. Che palle. Che palle perdere un altro game così. Che palle.
Un altro game è così, all'inizio, perché non abbiamo il jungler. Se non c'è un cazzo con Declerto, vuol dire che non sta arrassando Braum. Un po' è Dispel Vamp. Questo ancora non c'ho MR in nessun tipo. Possiamo provare a rummare mid. Pure andare back e basta. Tanto adesso fa la prodo. Cioè fa, scusate, fa il 6. Io voglio il primo item della prodo. Fa il 6 e può provare a rummare. Andiamo. Qui ne può rommare ovunque. Devo pushare la wave. Ok, qui ne è top. Possiamo appoccarlo sotto d'oro. Andiamo a prendere il crab. Gameplay un lisciago! Nemmeno quello puoi giocare, porco dinci. Oh, uno è morto. Buono così. Uno abbiamo ucciso, qui abbiamo quasi perso la torre completamente. Ma non importa perché noi siamo positivi. Molto positivi. Non vi immaginate nemmeno quanto siamo positivi al momento. Bam. Tanto adesso devo beccare, c'ho la prodo in bag.
Ne faccio pure un po' di armor. I can carry. Posso carriarla questa? Ma sì, io trasto. La posso carriare, secondo me. Ci abbiamo le blanche a giocare. Secondo me si può fare. E tanto a dire che non si può fare, non guadagno nulla. Quindi, let's stay positive and focus on this win. Anche se tutto è contro di noi, non ci importa, noi andremo avanti. Noi continueremo ad andare avanti, a tirare dritti. Contro i loi? La ganchi, è easy a gankare. E non ti fa hittare alla E. Se non ti hitta con la E, vinci Dread. Se ti hitta con la E, riperti. Ok. Due flash e un ignite per il mio flash. A me va più che bene, onestamente. Non so a voi, ma a me va più che bene come cosa. Andiamo back, tanto non possiamo difenderla questa. Tanto vale andare back e prendere gli item. E essere full HP a difendere questa. Non c'è senso rimanere lì quando non possiamo difendere, non possiamo fare nulla. E ci abbiamo dei gold da spendere. E siamo low, cioè siamo a metà HP, non low però. Non c'ho ward purtroppo. Non penso siano topside, e comunque anche se fossero topside dovrei poter riuscire a scappare. Quindi continuo a pushare. Penso abbiamo resettato comunque. No, invece sono qui qua. Non ho perso un sacco di tempo, io ho pushato la wave. Sbagliato, my bad. Oh, dovevo aspettare a fare. Dovevo fare la finta e aspettare a prendere il coso. In realtà volevo chiudere la tizia qui, però le blanche non c'era ancora. Potevo anche risparmiarmi di ultare. Prendi la roba se ti serve, via. Però non cambiarti qui dentro, ecco. La faccio uccidere uno via. Non c'è MR il tizio lì. Quindi ce la vorrebbe fare. Oddio, ho sbagliato. Oppure era tutto un bait.
E lasciatemi prendere ste kill, non prendere tu shock. Ah! Mi serve la Zoe. Aspetto per l'item del Morello. Sì, aspetto un po'. Prima intanto però mi devo fare i boots. Spaccata, guys. Perché non la push? Porca miseria. Cammino ancora un po' di più perché sul ritorno se cammino in avanti me lo può prendere. Mi serve pure. Anzitutto mi faccio puzza. Ma riaspetto un po' la zona. Cioè, mi serve la zona, però. Mi serve pure la macipenna. E mi servono i boots completi assolutamente. Quanto clepto c'ha questo? Un po' pochino. Praticamente come me, però stava contro un melee lui. Proviamo a hittarla, non sappiamo se ha hittato il Lucco o meno. Abbiamo preso 3 kill, nice. Brava LeBlanc. Ops, ho sbagliato l'arco. Non ce l'avevo per quando l'ha hittata con Luke, my bad. Provato a prictare. Prictato male, è veloce. Abbiamo preso che Drake è un cloud. Anche loro abbiamo un cloud a testa. Ah, vediamo un po'. Chiudiamoci questo. Sì, siamo. Comunque questo siamo molto. Abbastanza cioè tanky, nel senso, cioè abbiamo parecchi HP. Quindi la zona ancora non è super needed. Cioè me la faccio subito dopo di questo. Però preferisco prioritizzare un po' di altro AP damage. Perché io sono tipo il danno più alto che ci abbiamo in team. Ad area, sì. Il Rabadon dopo la zona. Dopo la zona sì, in questo caso sì. Perché non stanno buildando MR. Se no altrimenti in linea di massima a questo punto farei. Cioè dopo la zona farei la Void Staff. Se si inizia a buildare parecchie MR, ma c'hanno solo un paio di Mercury e io devo far danno ai carry. Sbagliato qua. Tanto non potevo ingaggiare, era troppo ready, però li abbiamo mandati là. Statore non può. Porca miseria. Meno male che ho usato la proto lì. Non sarei morto, penso, quello a Q. Però ci sarei andato molto low. Se ci avessi incatenato un ignite sarei morto, penso. Non so se aveva l'ignite o meno, quindi. Andata bene così, diciamo.
Un flash lo faccio, un flash sotto torre per due persone. Per due persone sì. Per una no, però per due sì. Buono così. Qualcuno un po' tiltato qui. Vabbè, abbiamo preso pure questa. Nice, possiamo beccare. Ho il reset perché c'ho. Adesso che prende questa c'ho la. C'ho la zona tra. Vabbè, mi vendo questa e mi prendo pure doppia contro. E ci siamo. E ho i miei item. Non ho nemmeno avuto flash a sto fight. Bro, mi ha tiltato! Nice, sta andando molto bene. Ah, volevi che tornasse indietro. Infatti è tornato indietro. Va bene, è scappato. Si è fatta bene i calcoli, pensavo si fosse suicidata e invece infatti si è suicidata, purtroppo. Non c'ho energy e non ho la ulti. Purtroppo. Mi hanno provocato, l'avete visto anche voi. Fate un po' di clip carine. Questa era carina, dai. Questa era una bella play. Era una bella play. La fate la clip, per favore? La fate? Era carina. Era molto carina questa giocata. Allora, a parte la morte che abbiamo fatto a livello. Vabbè, early game in top, adesso non mi ricordo che livello era. Ce lo siamo riservato sto game. Molto. Quella morte ovviamente la dovevamo evitare. C'è stato un po' un miscalculation dei danni. Forse ho misteppato un pochino e sono andato in range di auto di cose. Chiudiamoci il morello. Lo chiudo giusto perché c'hanno cure di sto tizio e perché adesso il morello, cioè chiuderlo non costa più tanto perché, cioè paghi di più per questo e quindi chiudere il morello per le stats è anche buono, cioè costa 1.400, lo chiudi più spesso secondo me rispetto a prima, rispetto a pre-patch. Metteteci pure un titolo però, non fate solo la clip, metteteci pure un titolo tipo Cannon the Go, Best Cannon, esatto, bravo, bravo, così, così, bravo. Deve essere però una clip veloce, tipo lunga, che ne so, un 15 secondi massimo. Quanto è lunga sta clip? Falla 15 secondi, falla. Se è corta, capito? Mi insegno a fare le clip, ragazzi. Le rune che sto usando le faccio vedere anche dopo. Intanto eccole. Le vedete un po', ma le faccio vedere meglio alla fine del game. Anche per farvi vedere quanti danni e quante cure abbiamo preso dalle rune. E io ero partito molto negativo sta partita, già ero convinto avremmo perso dopo la prima. Dopo che è morto Shaco. Invece bisogna rimanere positivi, guys. Easy, mate. Adesso me la sento, mate. Un attimo. Ho appena carriato un game, cioè. In realtà ha contribuito pure le blanche, molto. E gli altri comunque non si sono persi d'animo. Dovevo onorare le blanche, ho sbagliato.
Più 19, ho perso più 17, ho preso più 19. Stiamo fissando l'MMR. Buono. 105 LP. Allora, danni fatti questi qua. Per chi voleva vedere le rune, eccole qui. Allora, il Klepto non l'ho usato molto perché ero contro Ranged. Contro Melee arrivi addirittura a fare robe tipo 1000 gol, robe del genere. Perfect timing perché mi piace troppo, perché non devi comprarti lo stop, cioè c'è già una zona al minuto 10 mid game, è super good. Dematerializer ti aiuta a pushare. Cosmic Insight, vai, meno CD sul flash su tutte le skill. È la migliore tra tutte quelle dell'ultimo ramo dell'Inspiration. Taste of Blood, The Curry, Sustain Free, Revenant Hunter la stessa, Free Sustain per la lane e per later on. Vai, come potete ben vedere, Ezreal con le sue scorreggette ha fatto più danni, però in realtà sappiamo bene che il carry è stato questo ragazzo.